lancia questa ulteriore ricandidatura al Consiglio regionale. C'è ancora tanto, tanto da fare. Beh sì. Diciamo dal risultato roboante del 2015, insomma prima degli eventi in cui c'è finito il PD, durante il percorso ho deciso insomma di intraprendere una strada che aiutasse i partiti a fare di politica seria e non diventare il luogo del litigio del confronto. Ho trovato un amico che la pensava esattamente come me, abbiamo dato vita a senso civico. Ora per noi l'obiettivo è quello di consolidare questa idea politica che non abbiamo messo in piedi una lista civica, abbiamo messo in piedi un movimento che intende misurarsi e radicarsi la società. Ecco, è un movimento che fa parte naturalmente della maggioranza, è fatto parte della maggioranza guidata da Michele Emiliano, però ha avuto anche un atteggiamento critico, se mi posso permettere, costruttivo, no? Su molte problematiche. Ricordiamo che lei è il presidente, ha fatto il presidente della Commissione di Sanità, quindi è un settore critico, strategico, su cui c'è ancora molto molto da lavorare. Assolutamente sì, ripeto, abbiamo messo su una squadra che intende aiutare anche il presidente ad essere riflessivo e ad ascoltare un po' di più rispetto ai cerchi magici della fase che la politica vive in questi tempi. Avevo un amico e un collega che anche lui dal suo punto di vista in quanto assessore pungola per spingere verso risultati e valutazioni politiche importanti che siano anche missione della Puglia del domani. Ecco, il movimento questo sta crescendo sempre più, no? La dimostrazione questa sera della partecipazione del pubblico, dei cittadini, dei consumatori. In tutta la provincia si sta allargando, ma non so. Sì, diceva prima Pino Romano, diceva che abbiamo messo su un progetto che nasce dalla volontà di aprire anche un confronto con la comunità, e le comunità pugliesi sono tante e hanno ognuno una sua peculiarità, e quindi avevamo la necessità di ragionare su temi, e siamo i partiti purtroppo oggi non riescono più ad essere sintesi o confronto. Abbiamo un'ambizione, quella di voler coinvolgere i cittadini dentro la politica, e per farlo abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze, la nostra storia, la nostra cultura, e immaginiamo che questo movimento possa, come lo dice anche Ulivo, la parola che abbiamo introdotto, è il senso civico, che è uno degli elementi fondanti del nostro modo di pensare, perché la politica deve avere un senso civico, un'etica. E poi abbiamo introdotto la parola Ulivo, che non è soltanto il progetto con cui ci siamo rifatti anche a quello che era il passato, ma soprattutto quello che sarà il futuro, cioè la radice che rimane incardinata in una volontà di far politica seriamente. Abbiamo tutte le possibilità di farlo, abbiamo tutte le competenze anche di accompagnamento, quindi il nostro anche un impegno ulteriore, che è quello di accompagnare e far crescere le nuove generazioni in politica. Quindi l'esperienza di Pino, l'esperienza mia, servirà a mettere a disposizione della nuova classe dirigente politica di questa Puglia. Ecco, pure è raro secondo me rivedere un consigliere che si ricandida, ma questo vuol dire che la passione è ancora più la domanda. Credo che sia l'elemento determinante, no, in queste sue scelte. Cioè, poteva anche stare a casa sua tranquillamente, ma invece continua a. È un esempio secondo me di come si possa fare, possa continuare, no, a fare qualcosa per la città e il territorio. Il dottore che ci crede, ti ringrazio per l'attestazione. Sì, è vero, io siamo persone che vengono da lontano, però hanno avuto sempre una base, una motivazione forte per fare le cose. E la mia storia politica, insomma, è questo, no? Ho lasciato il certo come nel 2015, nel 2005. Alla prima lezione ringraziai chiamando pubblicamente la poesia di Pablo Neruda, no? Lasciare incerto per l'incerto, non seguire il sole. L'ho sempre fatto, è stata la costante della mia azione politica, per questo sono ancora qua, con la passione di